Nuova edizione del nostro giornale che si apre con la copertina ovviamente dedicata a Giulio Regeni e alla voglia di verità che i cittadini normali vogliono. Ma mi spiace dirlo, abbiamo visto tante immagini relative anche ad episodi accaduti in Italia dove la verità a distanza di decenni non si è mai scoperta. Figuriamoci. Se riusciremo a avere la verità dall'Egitto, quando non siamo capaci di portare a casa i due marò dopo quasi 4 anni. Cioè, ora addirittura interviene Barack Obama con l'Egitto, il quale ha detto, l'Egitto, ovviamente i governanti, qualche secondo fa, Regeni non è mai stato arrestato, ma sappiamo bene come vanno quelle situazioni da quelle parti. E allora ti viene anche un sospetto, visto che hanno detto che ci sono queste organizzazioni, sindacalisti e via discorrendo, dove ci sono anche infiltrazioni di persone per capire, no, se sei contro il regime. E chi mi dice che magari Regeni che chiedeva per scrivere i documenti non sia stato ucciso dagli avversari di El-Sisi. Chi può smentirmi che siano stati i fratelli musulmani i quali potevano vedere in questo giovane ragazzo che faceva domande all'interno delle organizzazioni sindacali un pericolo, visto che parlava anche l'arabo, no? E quindi già è una situazione particolare. Sono domande che ci poniamo. Allora, apriamo il giornale immediatamente con Alberto Comisso che ci legge risultati e domanda. Beh, direttore, allora la domanda che abbiamo posto nella precedente edizione è abbassare l'età punibile a 16 anni. Siete d'accordo? Beh, è palese il risultato, il 98% di voi ha risposto sì, mentre il restante 2% ha risposto no. La domanda che stiamo ponendo in questa edizione del telegiornale riguarda Napoli, riguarda la Campania, ma potrebbe riguardare altre situazioni in questo disgraziato paese. I boss della Camorra, la maggior parte, sono stati arrestati e alle loro spalle sono balzati agli onori delle cronache i giovanissimi boss, addirittura 17enni, 18enni, 16enni, che impugnano le pistole e stanno mettendo a ferro e fuoco la città di Napoli. E addirittura ci sono conflitti a fuoco quotidiani, quotidiani. Tant'è che Alfano ha sottolineato che a questo punto sarebbe bene mandare l'esercito in quella regione, a Napoli, come già accaduto per i Vespri siciliani, per altre situazioni dove anche i nostri militari sono andati colpo in canna nelle zone cosiddette calde. Allora, la mia domanda è semplice: criminalità in questo caso scatenata a Napoli, non è che non sia scatenata anche nelle nostre parti, vede la BMW di qualche giorno fa, c'era un vero e proprio arsenale all'interno, però dico criminalità scatenata a Napoli, inviare l'esercito. Siete d'accordo su questa presa di posizione del ministro Alfano? E perché no, levando Napoli, siete d'accordo che l'esercito vada a presidiare i punti caldi in regioni dove ci sono situazioni particolari? Vedi a Mestre in talune zone, vedi anche, diciamo così, a Milano e via discorrendo. Questa è la domanda, dunque, criminalità scatenata a Napoli, inviare l'esercito. Allora, apriamo con il maltempo, perché secondo la Protezione Civile regionale la situazione meteo è destinata a peggiorare domani pomeriggio, quando sono previste piogge abbondanti o intense in pianura e sui monti, e molto intense sulle Prealpi. Quota neve, sempre nella giornata di domani, intorno ai 1.400 metri circa sulle Prealpi e 1.000 metri sulle Alpi. Sulla costa soffierà vento di forte di scirocco con probabili mareggiate in serata tra Lignano e Grado.
L'assessore regionale competente Panuntin è in stretto contatto con la protezione civile in queste ore, che ha diramato per domani un'allerta meteo giallo e segue costantemente la situazione, in particolare gli scenari di criticità della rete idrografica. Lo scolmatore del torrente Corno di San Daniele ha raggiunto la portata di 80 metri cubi al secondo in scarico sul Cagliamento e al momento è in calo. I livelli di attenzione sono stati superati in alcuni idrometri, in particolare sul Cormor, Malina, Fosso Carnia, a Villotta di Chions e Fiume a Sguarzare. La Protezione Civile poi ha segnalato la caduta di massi nei comuni di Tercento ed Andreis. Stanno operando le squadre di Protezione Civile. Allora, il primo servizio sul maltempo arriva dal Friuli orientale e lo firma Omar Costantini. Come annunciato, l'ondata di maltempo si è fatta sentire anche in provincia di Udine e Gorizia. Le squadre della Protezione Civile in allerta, pronte se necessario a intervenire. Da Lisonzo al Torre, corsi d'acqua in regime di piena, ma al momento nella norma. Nella bassa friulana, monitorati Cormor e Stella, in particolare quest'ultimo, in tutto il suo percorso, dove in certi punti ha esondato allagando la campagna, ma per fortuna fuori portata dai centri abitati rivieraschi. Al momento di montare il servizio, lo scolmatore del torrente Corno di San Daniele del Friuli aveva raggiunto la portata di 80 metri cubi al secondo, in scarico sul Tagliamento in calo. I livelli di attenzione sono stati superati in alcuni idrometri della provincia di Udine, in particolare sui torrenti Cormor, nella parte collinare, e Malina, quest'ultimo affluente del torrente Torre. Nelle prossime ore, con l'arrivo dello scirocco, non si escludono mareggiate lungo la costa. La Protezione Civile, che ha segnalato cadute di massi nei comuni di Tarcento e Andreis, coordina il lavoro di 50 volontari delle squadre comunali che, con 13 mezzi, sono intervenuti nella mattinata per fronteggiare alcune situazioni di maggior problematicità. Quota neve per domani intorno ai 1.400 metri circa sulle Prealpi e 1.000 sulle Alpi. Andiamo in Veneto e parliamo ancora di maltempo, forti nevicate in alta montagna e mareggiate sul litorale. Si contano già i danni alle sconforti. L'ultima ondata di maltempo che si è abbattuta in Veneto ha fatto felice qualcuno guardando verso le montagne e reso infelice qualcun altro guardando invece verso il mare. Nel corso delle ultime ore la pioggia ha bagnato tutti i capoluoghi della regione, dai 10 ai 30 centimetri di neve fresca invece si sono depositati in alcune località delle Dolomiti, tra cui Cortina d'Ampezzo, con una copertura più intensa ad alta quota. Un sospiro di sollievo per gli amanti dello sci. Sono state le Dolomiti, infatti, ad essere le più beneficiate dall'imbiancatura, mentre le Prealpi sono state maggiormente interessate dalla pioggia. Se Cortina d'Ampezzo si è svegliata con un manto di neve fresca di 20 centimetri, a Pecol di Zoldo i centimetri sono stati 13, 23 a Falcade, 15 ad Arabba, 17 a Padola nel Comelico e 10 a Sappada. Sulla costa veneta invece sono ritornate prepotenti le mareggiate con intensi fenomeni erosivi registrati sulla spiaggia di Jesolo, Caorle, Eraclea e Bibione, dove già questa mattina è cominciata la conta dei danni in vista della prossima estate, quando la sabbia scomparsa dovrà in qualche modo far ritorno sugli arenili. Acqua alta invece a Venezia, nella città lagunare, sembra ancora di rivivere l'incubo della nave Sea Shepherd, l'imbarcazione dell'organizzazione no profit, rimasta ancorata in secca sabato e liberata solo in serata grazie alla capitaneria di porto. Domani ci si attende un picco di marea molto sostenuta con l'allagamento di circa il 20% della viabilità pedonale. La situazione non migliorerà almeno fino a mercoledì. Ritorniamo in Friuli, in questo caso in Friuli occidentale, Alberto Commisso. Maltempo e disagi. Pioggia e neve, abbondante sulle cime del Piancavallo, hanno causato criticità sin dalle prime ore di ieri mattina. Criticità che tuttavia sono diminuite a partire da questo pomeriggio, quando la pioggia ha cessato di battere in maniera intensa, in gran parte da destra Tagliamento. I disagi maggiori sono stati riscontrati a Piancavallo, dove il ghiaccio e nevischio hanno paralizzato il traffico sulla salita che da Viano porta alla località sciistica. La strada ieri era stata chiusa di intermittenza per consentire ai mezzi spargisale di poter operare. A questo proposito non sono mancate le polemiche che più utenti hanno affidato al social network Facebook. Una pattuglia dei carabinieri di Aviano in cima e vigili urbani a valle hanno coordinato la circolazione stradale, controllando che tutti i veicoli fossero dotati di gomme da neve o di catene per poter affrontare in piena sicurezza la discesa o la salita, senza causare ulteriori disagi al traffico.
La pioggia ha reso insidioso anche il greto del fiume Meduna. A Cordenons, nei dintorni di Via Molimbrusà, due giovani pordenonesi hanno tentato di attraversare il greto a bordo di una Panda 4x4, ma sono rimasti impantanati a metà del guado nella ghiaia e nel fango. I vigili del fuoco di Pordenone sono accorsi in loro aiuto. Agganciato il veicolo con una corda, sono riusciti ad estrarlo dal pantano. Miracolosamente l'automobile funzionava ancora. Ringraziati i pompieri per il salvataggio, i due ragazzi sono riusciti a tornare a casa. E allora andiamo a conoscere cosa ci riserva il maltempo nelle prossime ore con appunto l'amico Marcellino Salvador, tecnico dell'Osmer. Buonasera, dopo la perturbazione che a cavallo di tra domenica e oggi ha interessato la regione con piogge anche molto intense sulla fascia prealpina e pedemontana, siamo ora in una tregua, in una fase di tregua, non ci sono perturbazioni seppur affluisce nei bassi strati aria piuttosto umida da sud-ovest. Per cui domani arriverà un altro fronte, ma questo accadrà solo in serata, fronte che sarà più intenso nella notte tra martedì e mercoledì. Prima anticipato da correnti caldo-umide e poi seguito da aria più fredda. Quindi per questa notte e domani mattina direi in prevalenza di cielo coperto con probabili anche nebbie in pianura o foschie, questo per la forte presenza di umidità, possibilità solo di qualche debole precipitazione sulle prealpi, ma non è una probabilità molto alta. Domani in giornata ancora cielo coperto su gran parte della regione con foschie o nebbie che comunque tenderanno a dissolversi per quanto riguarda la pianura, ma rimarrà comunque l'aria molto umida. Qualche debole precipitazione sui monti, sulla fascia prealpina, ma cose di poco conto. Mentre sulla costa comincerà a rinforzare lo scirocco e avremo delle schiarite sulla fascia di costa, con temperature che nel pomeriggio zona di Trieste grado potrebbero raggiungere 14-15 gradi in virtù dello scirocco e anche di un po' di sole. Un po' più fresco in pianura, ma neanche tanto, temperature massime intorno ai 10-11 gradi. Dalla sera netto peggioramento con scirocco forte sulla costa, dove in tarda serata si potranno avere mareggiate anche importanti tra Lignano e Grado, piogge che riprenderanno in maniera importante in pianura, ma soprattutto sulle prealpi, saranno ancora intense, specie sulla fascia prealpina, quota neve intorno ai 1200-1300 metri circa. Questo andrà avanti direi fino a poco dopo mezzanotte, poi mercoledì mattina, dalle primissime ore, la quota neve si abbassa repentinamente, a cominciare dal Tarvigiano, dove comincerà a nevicare nella notte, e la quota neve nella mercoledì mattina si abbasserà fino ai 600-700 metri circa. Piogge e forse anche qualche rovescio temporalesco su pianura e costa nella mattinata di mercoledì, mentre dal pomeriggio il tempo migliora decisamente per l'arrivo dell'aria secca su tutta la regione, quindi mercoledì pomeriggio torna il sole e bel tempo lo avremo anche nella giornata di giovedì su tutte le zone, seppur in pianura avremo probabilmente delle gelate notturne per l'aria fredda arrivata e per il cielo sereno. Ovviamente temperature minime piuttosto basse anche in montagna nella mattinata di giovedì, soprattutto nelle zone innevate. Quindi un'altra perturbazione che porta precipitazioni importanti, questa che diciamo allontana sempre di più la questione siccità. Buonasera a tutti. Grazie a Marcellino Salvador. Ho voluto portare l'abbraccio della nostra comunità e delle istituzioni, cambiamo ovviamente argomento, ai genitori di Giulio. Tutta la regione è raccolta in cordoglio accanto a loro. L'ha dichiarato a ronchi regionali la presidente della Friulinezza Giulia Seracchiani, che ieri sera si era recata a raccogliere all'aeroporto, in rientro da Roma, i genitori del giovane corregionale Giulio Regeni, ucciso al Cairo in circostanze tutte e chissà quando saranno chiarite. Il primo servizio da Fiumicello, dove si è svolta ieri la fiaccolata, di Omar Costantini. La pioggia non ha fermato le circa 2000 persone che hanno partecipato ieri sera a Fiumicello alla fiaccolata in memoria di Giulio Regeni. Il lungo corteo è partito dal municipio ed ha raggiunto il centro polifunzionale, centro frequentato anche da Giulio. Una marcia nel silenzio e nel rispetto verso il ragazzo e la sua famiglia. La comunità di Fiumicello ha voluto dimostrare ancora una volta come questa tragedia l'ha colpita, ma allo stesso tempo ha ribadito che il sacrificio di Giulio non sia valso invano. Un filo ci unisce e manifesta la nostra forza, la nostra volontà. Giulio, ha detto il sindaco di Fiumicello, Ennio Scridel, era cittadino mitteleuropeo, pretendeva e difendeva equità. La sua morte non sia vana, ma noi vogliamo capire. Grazie Giulio, ha osservato invece il parroco, Don Luigi
Luigi Fontanot per questo dono della tua vita e grazie per il gravoso e doveroso impegno che ci lasci. Noi cercheremo di assolverlo al meglio, ma sappi che continueremo a chiedere il tuo aiuto. Come uomo di fede che nei diversi incontri e colloqui che abbiamo avuto so che tu hai condiviso, ha proseguito rivolgendosi col pensiero a Giulio, devo dire grazie a Dio per averci dato Giulio. E il caso Regeni potrebbe essere sollevato in incontri tra esponenti americani e egiziani, lo scrive il New York Times, che ricorda come si sono previsti in questi giorni una visita del ministro degli esteri egiziano Soukri a Washington, dove vedrà Kerry, ed una missione al Cairo dell'incaricata del Dipartimento di Stato USA per i diritti umani. È probabile che si parli del caso, ha scritto il New York Times, visto da molti come un altro segnale allarmante di abusi da parte delle forze di sicurezza in un paese dove detenzioni arbitrarie e torture stanno diventando sempre più comuni. Ma alla fine ci sono sempre state, se proprio vogliamo dirla tutta, sino da quando c'era Sadat e ancora prima, c'è stata questa evoluzione. Rimaniamo ovviamente sull'argomento e c'è la dichiarazione del sindaco di Fiumicello. Direi che l'esperienza di questa piazza ci regala un quadro magnifico, no, rispetto all'evento. Fiumicello è una comunità molto particolare, nel senso che è molto unita. È quasi come ci fosse un filo invisibile che ci lega. Ogni tanto ognuno di noi prende percorsi diversi, differenti, però poi nei momenti del bisogno questa comunità si riunisce. Il più delle volte si riunisce in momenti in cui c'è da fare solidarietà, piuttosto che organizzare vita quotidiana di paese. Quasi fossimo nel piccolo mondo antico di Fogazzaro. Qua purtroppo invece il filo ci ha uniti su qualcosa di tragico, di davvero impensabile e imprevedibile. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di portare avanti il pensiero di Giulio, fare in modo che questa morte prematura scomparsa non sia effettivamente un momento di dolore e basta, ma che rappresenti una svolta in quello che è oggi. Penso che la famiglia abbia il diritto di sapere quanto è successo. Credo che la comunità di Fiumicello, la comunità del Friuli, abbia necessità di sapere e il diritto di sapere quello che è successo, ma soprattutto quello che vogliamo davvero è che il pensiero di Giulio venga portato avanti. Compiva una battaglia difficile, quella dei diritti dei lavoratori. Non è una cosa che è facile da affrontare nel secondo millennio, non è facile da affrontare in alcune realtà. Secondo me l'Italia e l'Europa, se davvero esiste l'Europa, è una battaglia che può compiere. Giulio rappresenta un modello della sua epoca, di questa nuova epoca. Significa che i giovani hanno diritto di ribellarsi, pretendendo il fatto che nessuno si permetta di dire loro che è una generazione che non ha le palle. Sono persone che, ragazzi che pensano, ragazzi che hanno voglia, sono quelli meno giovani che non capiscono come attrarre l'energia. Ci sono giovani come Giulio che hanno palle, ma ci sono altrettanti giovani purtroppo come Giulio che invece si lasciano andare. I pubblici ministeri della Procura di Roma hanno ascoltato i genitori di Giulio Regeni, appunto il giovane ricercatore, nel corso del colloquio con il pubblico ministero Colaiocco, titolare del fascicolo in cui si procede per l'omicidio. Il papà e la mamma di Giulio avrebbero riferito che il figlio non aveva mai fatto cenno a rischi imminenti per la propria incolumità, ma che era consapevole di trovarsi in una realtà difficile dal punto di vista politico, soprattutto nei giorni in cui cadeva l'anniversario della rivoluzione di Piazza Tahrir. Obiettivo degli inquirenti, che hanno svolto un lungo vertice in procura, è ricostruire la rete di rapporti che Regeni aveva costruito sia in Italia che in Egitto. Ma andiamo al Cairo. Anche quest'oggi sono state delle manifestazioni silenziose, delle commemorazioni proprio in ricordo di Giulio Regeni. Abbiamo un servizio dal Cairo. Un sit-in all'ambasciata italiana al Cairo per commemorare Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso nella capitale egiziana. Al raduno hanno partecipato circa 500 persone che hanno portato candele e fiori. La salma del giovane è stata trasportata a Roma per l'autopsia presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università della Sapienza. È una persona incredibile. È davvero difficile parlare di lui al passato. Molto modesto, se anche competente,
aveva voglia di spingere i limiti di ciò che sapeva sui suoi studi e sul condurre ricerche. Molto schietto anche. Sanno tutti che i ricercatori hanno sempre avuto problemi in Egitto e questa situazione sta peggiorando ora. Specialmente se fai ricerche su temi molto attuali, che implica incontrare persone e intervistarle. Ti notano, soprattutto se sei straniero. Specialmente in questo tempo in cui viene detto che ogni straniero è una spia e che tutti dovrebbero avere paura di lui. E così via. Non conosco nessun altro che sia stato ucciso in quanto ricercatore sui movimenti sindacali. Ad alcune persone non è stato permesso di entrare nel paese, come Marie Dubol, che era una ricercatrice, e Shebeen Elkom. Qui non è stato permesso di entrare, anche se aveva un lavoro legittimo che lo aspettava. E altre persone che non vogliono far sapere i propri nomi sono state convocate dalla Polizia di Stato. Nei prossimi giorni a Fiumicello i funerali di Stato di Giulio Regeni. Tragico, cambiamo ancora argomento, tragico incidente stradale all'alba di stamane ad Agordo, lungo la strada Agordina in località Candaten. Un cinquantenne residente del posto, Giorgio Maria Scusselle, è deceduto dopo aver impattato con la propria auto, una Toyota, contro un Alfa Romeo Giulietta che proveniva in senso opposto. Il cinquantenne non è riuscito a sopravvivere allo schianto. L'altro conducente soccorso dal SUA del 118 si trova ricoverato all'ospedale di Belluno in gravi condizioni. Scia di sangue invece sulle strade del Friuli Venezia Giulia. Sabato sera in Carnia morta una sedicenne. Il servizio di Omar Costantini. Una scia di sangue ha funestato il fine settimana lungo le strade del Friuli. Dopo l'investimento mortale costato la vita a Giacomo Romano Gracco, il pensionato di 91 anni, sabato mattina a Udine, un altro sinistro tragico è accaduto nella tarda serata in Carnia. A perdere la vita una sedicenne di Sutrio, Milena Pascoli. La ragazza si trovava a bordo di un'auto condotta da un amico in compagnia di un'altra ragazza seduta al lato conducente. Stavano rientrando da una serata in allegria quando in prossimità di una curva si consumava la tragedia. Il ragazzo, in evidente stato di shock per la cronaca negativo l'alcol test, ha raccontato che a provocare la carambola sarebbe stato un cinghiale che avrebbe invaso la carreggiata. Con una brusca manovra, per evitarlo, non sarebbe stato in grado di tenere l'auto in strada, impattando prima contro il guardrail e poi contro un costone roccioso. Milena si trovava seduta sul sedile posteriore, senza cinture, subendo gravi traumi, spirando all'istante. La fatalità vuole che a intervenire sul luogo del tragico sinistro sia stato il padre della vittima, infermiere all'ospedale civile di Tolmezzo, il quale non ha potuto far altro che constatare il decesso della figlia. Indagini da parte dei carabinieri della compagnia del capoluogo carnico. Si trova invece ricoverato all'ospedale di Vicenza in condizioni gravi ma non in pericolo di vita il 21enne protagonista di una fuoriuscita autonoma avvenuta nella notte a Gambellara. Il giovane a bordo della sua Peugeot ha terminato la folle corsa in un piccolo dirupo dopo aver abbattuto un palo. A salvargli la vita i vigili del fuoco di Lonigo intervenuti con divaricatori e cesoie idrauliche per poter estrarre il corpo dalle lamiere contorte. Andiamo a Gleris in Friuli, siamo in comune di San Vito al Tagliamento. Incidente stradale questa mattina a San Vito a Tagliamento. Per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto con una squadra dei vigili del fuoco del comando locale, la Opel Meriva, alla cui guida c'era Giuliana Zonta, 62enne residente a Romans di Varmo, ha centrato il muretto dell'abitazione al civico 31 di via Morsano, la strada provinciale che da Gleris porta a Morsano al Tagliamento. L'impatto è stato molto violento, l'auto infatti si è capovolta più volte su se stessa. La donna, che stava rientrando a casa dopo aver trascorso la mattinata alla piscina comunale di Prodolone, è rimasta ferita in maniera grave, ma è sempre rimasta cosciente sino all'arrivo dei sanitari del 118, che chiamati da Silvia Limonta, una residente che alle 12.15 ha sentito un forte botto, le hanno prestato le prime cure sul posto. Nell'impatto Giuliana Zonta, che sanguinava vistosamente dal capo, ha riportato ferite multiple. È stato pertanto richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Una volta stabilizzata è stata trasportata all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe
sarebbe in pericolo di vita. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, l'auto in prossimità della prima curva di via Morsano, probabilmente anche a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso aderenza. La donna ha provato in tutti i modi a raddrizzare la traiettoria della sua Opel Meriva, ma non c'è stato nulla da fare. Raffica di incidenti tutta la destra, tagliamento comunque a causa anche della pioggia che ha reso viscido l'asfalto, distaccamento della postale di Spilimbergo intervenuta a Montreale Valcellina e tra Vivaro e San Foca dove sono verificati due sinistri con feriti non gravi, due tamponamenti senza però ripercussioni per gli occupanti, uno a Porcia e l'altro a Murlis di Zoppola, disagi pure a San Quirino dove a causa del carico di un camion che ha danneggiato una cabina sta chiusa una strada interna nella zona industriale. Distrugge invece l'auto dell'amico guidando senza patente a Sacile, una Mercedes 220 finita così contro le recinzioni di ben tre abitazioni in via Peruc, danneggiando poi anche una colonnina del gas e dell'elettricità. Il giovane alla guida, un 26enne marocchino, residente a Marino di Piave, è stato sanzionato con una multa di 5.000 euro. Era anche senza patente. E questo per cosa? Perché ci sono state... queste leggi depenalizzanti, la depenalizzazione di taluni reati voluti da Renzi, e questo è stato chiuso con 5.000 di euro di multe. Speriamo che il marocchino le paghi. Secondo lei? Per me non le paga. Allora parliamo invece di un altro episodio tragicissimo avvenuto a Ronchi dei Legionari. Dalla vita un feto, nasce morto ma non aveva avvisato i genitori. Andiamo a Ronchi. Ha partorito in casa, poi ha nascosto il feto senza vita all'interno dell'armadio in una borsa. Protagonista di questa triste vicenda una minorenne residente a Ronchi dei Legionari in provincia di Gorizia. Il fatto risale a venerdì scorso, quando la giovane, accompagnata dalla madre, si è recata d'urgenza all'ospedale San Polo di Monfalcone per bloccare una emorragia uterina. Stando alle ricostruzioni, sarebbe stata la madre della ragazza, tornata a casa per recuperare il pigiama e l'occorrente per la degenza ospedaliera, a fare la macabra scoperta con il feto privo di vita dentro una borsa. La minorenne al momento si è trincerata dietro un silenzio su come sia successo. Indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Monfalcone. Arrivo con tutti, no? Perché poi, vedete, quando si parla, no? Poverina nulla. Con tutte le assemblee che fanno a scuola, con tutti i dibattiti, con tutte le commissioni che crescono come funghi, con tutte le avvertenze, con tutti i contraccettivi che ci sono, con tutti, come si chiamano poi in termine, i goldoni una volta, adesso, ecco, i preservativi, tanto per essere chiari, una minorenne non può rimanermi incinta, su via. E poi prende, no, questa qua, prego, ma c'è di tutto, io queste persone qua, perdonatemi, non mi fanno assolutamente alcuna pena, e vorrò vedere se questo feto veramente è nato o morto, o se magari, è comunque una pena a questa persona per occultamento di cadavere, minorenne o no. Tanto per essere chiari, continuano senza sosta le ricerche di Giovanni Lavina, l'uomo scomparso la venerdì mattina sulle montagne bellunesi. Alessio Conforti. Sono riprese questa mattina le ricerche di Giovanni Lavina, il 55enne di Tambre, scomparso venerdì dopo essersi allontanato in macchina dalla propria abitazione. Quando sabato la sua auto è stata ritrovata parcheggiata a Cordellone, il campo base è stato spostato in quelle zone. Anche domenica 6 squadre di soccorritori sono state suddivise in altrettante aree per perlustrare le strade principali, i sentieri e i punti di ricovero sia nel territorio bellunese da Passo San Boldo, Trichiana,
fino all'Entiai, che in quello trevigiano, facendole partire da rifugio Posa Puner, luogo che tra l'altro ha riguardato l'ultima segnalazione. Alcuni ragazzi lo avevano visto passare mentre scendeva dalla sterrata in direzione Malga Budui. Una squadra è stata quindi inviata ad effettuare la verifica e contestualmente sono stati allertati anche i carabinieri di Miane. Un'unità cinofila molecolare del soccorso alpino ha avviato invece la propria ricerca. Al Bloodhound sono stati fatti annusare oggetti appartenenti all'uomo rinvenuti all'interno della macchina. Il cane ha subito iniziato a seguire una traccia. L'uomo si sarebbe fermato in una casera per poi riprendere a seguire la traccia in direzione del Monte Salvedella, bloccato più avanti dalla neve appena caduta. Da quel punto altre due unità cinofile hanno proseguito oltre per circa 400 metri, ma nonostante il duro lavoro del soccorso alpino e dei vigili del fuoco di Lavina, al momento ancora nemmeno l'ombra. Mi pare che c'è un decesso sul lavoro, no? Non sbaglio? Sì, direttore, la notizia arriva direttamente da Chioggia, incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio a Sottomarino. Un operaio edile caduto dall'impalcatura di un cantiere per la ristrutturazione di una casa in via Po. L'uomo è precipitato da diversi metri d'altezza e, stando alle prime ricostruzioni, è morto sul colpo. Ignota al momento le generalità dell'uomo. Vediamo se Rosario Padovano, magari nella prossima edizione, riuscirà a darci maggiori delucidazioni. Adesso diamo una notizia in esclusiva, è relativa al duplice omicidio di Teresa Costanza e Trifone Ragone. Dopo mesi di silenzio, dopo qualcuno che si era esposto, questo silenzio assordante, che qualcuno anche giustamente ha parlato di omertà, piano piano si sta squarciando. Voi, anche perché telegiornali come il nostro stanno parlando ogni giorno quasi, fotografie, filmati che possono ricordare. Ho visto Giosuè Ruotolo il 17 di marzo dello scorso anno alle 11 del mattino nella zona del duplice omicidio. Se non era lui, allora era il suo sosia. Ma non è tutto. Per un'altra nuova testimone, una donna, nella zona era stata vista alcuni giorni prima una giovane donna, capelli neri castani, che assomigliava come una goccia d'acqua a Maria Rosaria Patrono. Abbiamo incontrato personalmente i testimoni, anzi, sono stati loro a volermi incontrare. Il servizio. Al 99,99% Giosuè Ruotolo, la mattina del 17 marzo dell'anno scorso, passeggiava assieme ad un secondo uomo, capelli neri piuttosto corti, lungo via De Girolami. E quell'uomo, insieme a Ruotolo, non aveva il neo che qualcuno aveva visto ad un altro personaggio, che quel giorno, però nel pomeriggio a poche ore dal duplice delitto, passeggiava nervosamente lungo la via. La dichiarazione l'ascoltiamo personalmente all'esterno di un locale pubblico, dopo che l'uomo, lo chiameremo Tom, dopo averci salutato, ci ha chiesto di parlarci. Succede spesso che persone ti fermino, ma per altri motivi. Mi apprestavo quindi ad ascoltare, magari la consueta lamentela contro il comune, quando Tom, spiazzandomi, mi informa di quanto aveva visto poco dopo le 11 del mattino, in quella stessa giornata, in cui 8 ore e mezzo dopo venivano uccisi nel piazzale antistante il palazzetto dello sport di via Rosselli Rosaria Costanza e Trifone Ragone. Ricordiamo che via De Girolami è una laterale di via interna, la via che è parallela al Palasport e a pochi passi dal parcheggio maledetto. Sei sicuro di quello che dici? Domando un attimo interdetto, ma conscio che l'uomo che ho di fronte non è un mitomane né tantomeno un contrafrottole. Lo conosco da tanti, troppi anni, per non credere a quello che dice. Guarda, più vedo le varie foto di Ruotolo nel tuo telegiornale o sul quotidiano Il Messaggero Veneto o nei vari programmi delle TV nazionali di approfondimento, e più ne sono convinto. Lo stesso fermo immagine che avete proposto quando è ritornato a Pordenone ed è passato con l'auto davanti alla telecamera
mi ha convinto che quella mattina del 17 di marzo del 2015, in via De Girolami, c'era Giosuè Ruotolo. Cammina lentamente e con lui vi era un secondo uomo con capelli corti neri. Gli dico: «Come mai non ne hai parlato con gli inquirenti?» Scuote la testa e non mi risponde. Rimaniamo uno davanti l'altro quando arriva un'auto. All'interno una donna. Tento di salutare Tom dicendogli che racconterò quanto dettomi. Mi chiede di fermarmi ancora un attimo. La pioggia ieri era insistente. Ero sceso dall'auto solo per un veloce caffè e per l'acquisto dei quotidiani e quindi senza ombrello o paramenti adatti. Si avvicina una signora, ora la riconosco, pure lei persona seria, anzi serissima. La chiameremo Sara. Tom, a voce bassa, gli dice di dirmi cosa aveva visto. O Mrs. nei giorni precedenti il duplice omicidio. Oramai lo sanno in tanti, mi spiega Sara. Quindi è giusto che lo sappia pure tu. Il mio sguardo è sempre più interrogativo e lo si nota. Nei giorni precedenti il duplice omicidio di Teresa Trifone, mia, o Mrs., ha visto passeggiare in via De Girolami ed è per questo che l'ha notata una giovane e bella ragazza dai capelli fluenti, di un castano nero. Indossava una specie di spolverino, lungo, di color grigio chiaro. I nostri sguardi si sono incrociati per diversi secondi, quel tanto che ti rimangono ben impressi lineamenti e occhi. Così la, o Mrs., si rivolge a Sara, quando vede per la prima volta, nel corso del nostro telegiornale, le foto di Maria Rosaria Patrone con Giosuè Ruotolo. Eravamo stati i primi, e per diverso tempo abbiamo continuato ad esserlo, a pubblicare le foto dei due nel corso delle edizioni dei nostri telegiornali, mentre tutti gli altri mezzi, nazionali e locali, compresa la carta stampata, blurava il volto della giovane. Rimango anche in questo caso interdetto e chiedo come mai queste rivelazioni non sono state riferite agli organi inquirenti, ovviamente con tutti i dubbi del caso. Mia, o Mrs., non ha voluto ed io non ho insistito, mi dice Sara. Li guardo entrambi, Tom e Sara. Li saluto e li ringrazio dell'informazione avvertendoli che sarà reso pubblico tutto. Mi raccomando, non dire che io sono. Così l'uomo sorridendo. Alzo la mano e risalgo in auto. Qualcuno, ascoltando quanto avvenuto ieri, si chiederà perché proprio via De Girolami, già nota nelle vicende del duplice omicidio. Elementare, Watson, direbbe Sherlock Holmes, nello spiegare la soluzione del caso. Via De Girolami è una laterale di via interna, un'unica entrata ed uscita di fronte al parcheggio del palazzetto dove sono stati uccisi i due fidanzati. Una via nascosta, e se proprio vogliamo fare i detective, anche se non ci compete, chi vuol fare un sopralluogo nella zona senza far notare la sua vettura, percorre 100 metri con il mezzo in entrata via De Girolami, poi svolta a destra e si trova in un parcheggio nascosto a tutti, a occhi indistretti, o amici, o commilitoni. Questa l'esclusiva nostra. Allora, terrorismo, marocchino di 45 anni indagato a Padova, secondo l'accusa coordinata dal procuratore distrettuale antiterrorismo, il soggetto residente nel quartiere Palestro si sarebbe recato a Parigi una settimana dopo gli attentati di novembre e a Padova distribuirebbe messaggi ispirati ai Jihad nella sua abitazione. Gli agenti della Digon hanno sequestrato computer portatili e alcune chiavette USB. Da dire che l'ISIS quest'oggi ha diramato un altro, diciamo, suo video dove parla addirittura di 60 appartenenti all'ISIS che sarebbero stati inviati in Europa via barche, tanto per essere chiari, per mettere a ferro e fuoco, come è accaduto a Parigi, 5 capitali europee, tra cui Londra e Berlino. Questa è incredibile, incredibile. In un paese normale sarebbe incredibile, in un paese debosciato come l'Italia, ma non me ne vado perché voglio combatterlo da qui, dal di dentro, nel senso, dal di dentro del paese, che è facile prendere la valigia e andare via dall'Italia, no? Come fai a combattere? Cioè io mi chiedo, tutti questi giovani che mi vedo arrivare dall'Afghanistan, dal Pakistan, tutti questi giovani che vedo con i telefoni cellulari, però, ma se sono scappati, chi è che combatte i talebani da quelle parti? Chi combatte? Cioè è come se qui tutti gli antifascisti, tutti i giovani fossero spariti. Non vedo anziani, non vedo donne,
non vedo bambini, ma li avete lasciati là. Cioè io mi vergognerei, dico la verità, essere venuto in un paese, farmi mantenere, sapendo che da quelle parti ho lasciato moglie, figlie, figli, mamme, papà. Io come uomo mi vergognerei, mi vergognerei. E loro evidentemente no. Ma tanto per farvi capire, Marcon, arriva la vigilessa, poverina, e notifica il provvedimento di espulsione. Notifica, non è che vanno là, lo prendono per due sberle, lo caricano in macchina, le mettono in paracadute in aereo, lo rimandano giù a casa. No, devono dare notifica. Notificarli, questa è l'Italia, no? Devo notificarli l'atto di espulsione, prego, ecco qua, se ne vada entro domani. No, tanto per essere chiari. Cosa fa lui? Prende a pugni la vigilessa, cioè la massacra di botte. Il nigeriano viene dunque arrestato. Trascorrono pochissime ore ed è di nuovo in libertà. Posso incazzarmi? Posso o devo stare zitto e mettermi anch'io con le manine giunte come fate voi e pregare, no, l'aldilà che mi possa assistere? Io no. Alessia Conforti. Il provvedimento di espulsione ha scatenato la sua ira, sfociata diversi giorni dopo verso quella povera vigilessa che aveva avuto la sola responsabilità di averglielo notificato. A Marcon, un richiedente asilo nigeriano di 36 anni, James Osaro, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato sabato mattina dai carabinieri dopo aver preso a pugni, prima al volto e poi alla schiena, un agente della polizia locale in viale San Marco, la stessa che lo scorso 26 gennaio gli aveva recapitato la decisione dell'autorità giudiziaria relativamente al diniego di riconoscimento della protezione internazionale. Il soggetto, che da tempo chiedeva l'elemosina in paese, è stato arrestato per lesioni aggravate ad un pubblico ufficiale. Il giudice lo ha poi condannato ad una pena di 1 anno e 9 mesi e 20 giorni con rito abbreviato. Il magistrato ha tuttavia disposto la liberazione del nigeriano, uscito poco dopo da solo dal tribunale. Nel giro di un mesetto dovrebbe comunque essere espulso dal territorio nazionale. L'agguato è avvenuto mentre la donna si trovava in servizio con una collega. Il nigeriano si è appostato dietro ad un palo e poi ha agito. La vigilessa fortunatamente è stata dimessa dal pronto soccorso con un trauma commotivo e una frattura allo zigomo. E voi sapete che addirittura adesso in alcune parti è portato a 45 euro a persona per gli ospiti, 35 e per i ragazzi 45. Allora io dico, l'ho detto altre volte, parliamoci chiaro, si parla di solidarietà, ma sino a un certo punto questo è un business diventato, a tutti gli effetti, è un business. C'è il bando, 800, a Pordenone, dopo quelle che hanno già smistato, ci sono 800 persone da smistare ulteriormente. Cosa accade? Che se io ho un appartamento di 100 metri quadri e con la crisi non riesco ad affittarlo, mi arriva l'associazione Onlus, tutti vestiti di nero, tutti con le manine giunte. Vogliamo. Poi uno fa i conti, ti mettiamo 10 loro, 35 per 10 sono 350. 350 per 10 giorni sono 3.500 euro, per 20 sono 7.000 euro, 7.000 più 3.500 sono esattamente 10.500 euro al mese per 100 metri. Alla faccia, firmo il contratto, vita naturale durante. Perché è così oggi, eh? Questo è quello che accade. Ma no, ma che solidarietà, ma è tutto un business. Guardia di Finanza, Gorizia, Omar Costantini. La Guardia di Finanza di Udine ha notificato 21 persone e 4 soggetti giuridici la notifica di conclusione delle indagini preliminari per associazione per delinquere, reati fiscali, peculato, frode in pubbliche forniture, falso e favoreggiamento condotta dalla Procura della Repubblica di Gorizia nei confronti di una Onlus che avrebbe gestito in maniera fraudolenta un centro di accoglienza per immigrati in convenzione con la Prefettura esuntina. Le indagini delle Fiamme Gialle udinesi hanno accertato l'emissione da parte della Onlus di fatture
gonfiate per i servizi svolti, intascando senza fornirli ai migranti beni come carte telefoniche, pocket money e acqua. Un fulmine a ciel sereno per tutti, ma non per noi. Da tempo parliamo di clandestinopoli, il pozzo di San Patrizio, esclusivo Made in Italy, dove pochi si abbeverano per riempire le tasche. Siamo certi che si tratta solo di una crepa, buona a far cadere il muro di gomma, che si cela dietro un buonismo di cartone. Il sasso è tratto. Ritrovato al sindaco Corrado Della Matia, rimaniamo in tema clandestini. Lunedì prossimo ne sono attesi 18 a Rovereto in Piano. Come li accoglierà il sindaco? A San Quirino. Sì, sì, perdoni. No, perché lo storyboard parlava diversamente. A San Quirino. A San Quirino, sì. La notizia è arrivata come fulmine a ciel sereno sabato mattina, quando ricevo pubblico e si presentano, avevano l'appuntamento in verità, due cooperatori che mi dicono di aver vinto l'appalto della prefettura e di essere tra coloro i quali possono ospitare e condurre questi profughi, chiamiamoli così. E mi dicono anche di aver individuato un'abitazione in centro a San Quirino, mi dicono anche dove e di chi è, di aver già siglato il contratto d'affitto. Io, senza essere di fatto stato informato prima di tutte queste cose, vengo ad apprendere che dal 15 di questo mese dovrebbe arrivare un tetto massimo di 18 persone. 18 persone su un'abitazione che dalle indagini che ho fatto io... 6 camere, due uffici, perché era la casa di un ex medico. E di fatto ce li ritroveremo lì. Ho chiesto lumi e un incontro oggi al prefetto, a sua eccellenza il prefetto, perché già sabato pomeriggio avevo subito convocato il capigruppo, mi sono allarmato perché io dico non ne so nulla, vengo avvisato grazie alla cooperativa a questo punto, dalla cooperativa stessa, e ho avuto un mandato dal Consiglio Comunale di fatto di fare tutte le rimostranze possibili, tant'è che sulla stampa è anche apparsa una mia affermazione. È possibile che tutti tacciano, sindaco, cioè di fronte a un'emergenza? Beh, non è proprio così, perché in paese c'è un rumore che non finisce più. Ma da parte comunque delle autorità competenti, cioè dal prefetto e quant'altri. Il prefetto fa il suo mestiere, io non faccio il mestiere del prefetto. Lei si è notato oggi col prefetto? Certo, oggi pomeriggio alle 16. Noi come comune avevamo già, perché 3 mesi fa il prefetto ha chiamato i sindaci, e noi abbiamo spiegato che a San Quirino non c'erano le condizioni per poter ospitare questo tipo di persone. Un conto è qualche famiglia in difficoltà, perché il comune è fatto di case, di famiglie, per cui non abbiamo condomini, non abbiamo strutture di questo tipo, non abbiamo caserme e quant'altro, non abbiamo alberghi che possano, o pensioni. E invece arriveranno single, persone che sono, da quello che ho capito, di sotto dei 30 anni, per cui una media età molto giovane, sono probabilmente pakistani, e sono quelli che attualmente hanno soggiornato, credo, in parte a casa della fanciulla, per cui c'è un programma di spalmatura, che, passatemi questo termine, non molto bello, ma insomma in quasi 20-22 comuni, mi è stato detto oggi, e tutti se ne dovranno far carico. Il problema è che questo impatta moltissimo sulla nostra comunità. Ha paura la gente? Sarà paura, è basita, perché potevamo discutere eventualmente altre soluzioni, altre cose, lui, ma lì... Quando uno dice ha paura, no? Giustamente dice, certo, ma se uno viene ad abitare, vengono in 18 a fianco di casa mia, a San Quirino, e non so chi cavolo sono, costano 18.900 euro, al mese! Allora anch'io sono a casa, molto facile, no? Andranno per quanto tempo, direttore? Posso nemmeno anche un anno, dipende da quando avranno. All'anno costano 126.000 euro e abbiamo gli italiani che muoiono di fame. Posso incazzarmi? O si è razzisti, xenofobi? Allora, mi sta bene quando dicono, ok, recuperiamo le case per i profughi, ma recuperiamo le case anche per gli italiani sfrattati, che dormono in auto, che non riescono a pagare l'affitto, anziani che purtroppo devono dormire sotto il ponte, perché allora mi sta bene, così no. Così no, esatto. Così no. Questa sera, infatti, dopo... Se li prende il Vaticano, il seminario e tutti quelli che ci corrono dietro. Questa sera, dopo l'incontro con il prefetto, incontrerò di nuovo il capigruppo, perché prenderemo anche un'azione. Gli ho detto al prefetto, guardi, io... Io sono il sindaco, devo necessariamente indesiderati notificare questa questione. Poi, ripeto, il Consiglio Comunale stasera mi dirà
quale posizione prendere. Certo, il rumore è alto e la preoccupazione, come diceva il direttore, e anche lei, è molto alta, perché siamo una pacifica piccola comunità e una sberla del genere non pensavamo di doverla prendere. Grazie. Grazie a lei. Saremo vicini a quello della mattina, ma ai cittadini soprattutto, e appoggeremo qualsiasi iniziativa. Allora, vediamo cosa posso fare. Andiamo direttamente in Friuli. Andiamo veramente in Friuli. C'è l'ospite con il consigliere regionale della Lega Nord, Barbara Zilli. Sì, grazie direttore. Con noi Barbara Zilli, consigliere regionale della Lega Nord. Ma innanzitutto una notizia che lei non ha dato, perché mi è appena arrivata adesso in redazione. Venerdì 12 alle 14 sono stati fissati i funerali nella palestra comunale di Fiumicello di Giulio Regeni. Non saranno funerali di Stato. Questa è la notizia che ci è appena giunta in redazione, confermata. Ripetiamo, venerdì 12 febbraio alle ore 14 nella palestra comunale di Fiumicello, non di Stato, salvo cambiamenti poi dell'ultima ora. Invece con Barbara Zilli cambiamo argomento, restiamo nel tema profughi. Ha sentito il servizio, ha sentito cosa sta succedendo a San Quirino. Insomma, la polveriera è partita, ma nessuno ancora vuol far capire che dietro c'è il business, come ha sottolineato il direttore. Anche i prelati in un certo senso ci sguazzano in mezzo. Quando la Regione Friuli Venezia Giulia riceve annualmente 46 milioni di euro dallo Stato italiano per la gestione del fenomeno immigrazione, è evidente che c'è un business. È evidente che questa giunta regionale, senza troppi mezzi termini, questo business, seppur in modo arraffazzonato, vuole comunque cercare di gestirlo sulle spalle dei sindaci, sulle spalle dei cittadini, ma di fatto c'è stato detto dall'assessore Torrenti in audizione la settimana scorsa che questo è un fenomeno strutturale con il quale dovremo fare i conti per i prossimi 50 anni, e lui vuole cercare di rendere professionale l'assistenza per gli immigrati. E sì, la nostra gente rimane sempre a bocca asciutta. Mi permetta, ma la cosa un po' incredibile, nel 2016 deve essere una televisione, un mezzo di informazione a far chiarezza su quello che succede sul territorio? Questa è la cosa più assurda che possa succedere, cioè non ci sono controlli preventivi e continui sulla gestione di un fenomeno come questo? Grazie al lavoro encomiabile vostro, ovviamente, dei mezzi di informazione, ma non può bastare, questo è poco ma sicuro, altrimenti gli amministratori sono ovviamente conniventi. Senta, l'ultima battuta, la politica oltre a dormire cosa può fare in questo momento? Ma la politica deve dire no a livello centrale rispetto a un fenomeno immigratorio che non ha più senso di essere sostenuto da una regione piccola come la nostra. Dobbiamo battere i pugni a Roma affinché la quota venga, l'abbiamo detto mille volte, ridotta, ma l'assessore Torrenti e la presidente Serracchiani hanno altre finalità e altri progetti per la regione Friuli Venezia Giulia. Vogliono forse farci colonizzare da questi immigrati. Grazie a Barbara Zilli per il suo intervento. La linea torna a Pordenone al direttore. E Omar, noi invece abbiamo Simone Della Corte, che è tecnico informatico. Beh, siamo stati subissati da centinaia di chiamate riguardo appunto alla sua ultima apparizione. Allora, volevamo risapere nuovamente come si fa a distinguere un sito di prenotazione, viaggi e vacanze se veramente è autentico. Infatti, buonasera Alberto. Beh, innanzitutto sappiamo che i primi mesi dell'anno sono un ottimo periodo per fare delle prenotazioni nei siti internet di viaggi online, anche perché si sa che se si prenota con largo anticipo si ha la possibilità di avere le vacanze a buon prezzo. Però attenzione, perché anche i truffatori sanno di tutto questo. Quindi adesso vi spiegherò un piccolo stratagemma per capire se un sito di viaggi online è veritiero oppure fasullo. Beh, innanzitutto non lasciamoci abbindolare da delle belle foto di mari tropicali o addirittura dai prezzi troppo bassi, perché non possiamo trovare una vacanza a Roma di una settimana nel mese di agosto per soli 200 euro. Ma facciamo così. All'area di truffa. All'area decisamente di truffa, sì, prezzi troppo bassi, mi raccomando. Ma facciamo in questa maniera, quando abbiamo individuato il nostro sito internet di viaggi online, facciamo una cosa, mandiamo un'email, chiediamo una semplice richiesta di informazioni e attendiamo la risposta. Appena ci arriva la risposta, facciamo un piccolo giochino con il mouse. Posizioniamoci con il mouse sopra il corpo testo dell'email, tasto destro e proprietà. A questo punto dobbiamo andare ad individuare solamente una sola cosa, l'indirizzo IP, che è fondamentale. Beh, l'indirizzo IP è Internet Protocol. Diciamo che quando un computer si connette ad Internet, la rete assegna un numero univoco, paragonabile quindi, Alberto,
alle targhe delle automobili, non ci potranno mai essere due targhe, due automobili con lo stesso numero di targa. Quindi individuiamo questo numero di indirizzo IP, apriamo un'altra piattaforma gratuita raggiungibile all'indirizzo www.wisip.net, incolliamo il nostro numero di indirizzo IP e questa piattaforma ci dà un'informazione fondamentale, ci dà solamente un'unica informazione, ci dice in che parte, dal punto di vista geografico, si trova il computer che ha inviato l'email. Addirittura ci dà anche l'indirizzo, oltre che la città. Concludo, direttore, dicendo, a questo punto facciamo un controllo incrociato sul nostro sito internet di viaggi. Se abbiamo visto che gli uffici sono a Roma, però dal nostro controllo abbiamo visto che l'indirizzo IP proveniva da un computer che si trovava magari nei paesi dell'est, siamo proprio davanti a un sito internet truffa. Grazie, come sempre, a Simone Dell'Accorto, il nostro tecnico informatico. Grazie a voi. Decine, centinaia di, via email, di richieste appunto di questo fatto. Allora, vediamo qua. I carabinieri arrestano a Novale un pericoloso tunisino, dedito allo spaccio di droga, Rosario Padovano. Noale. I carabinieri della compagnia di Mestre hanno arrestato Amnellah Kahabane, classe 92, spacciatore di stupefacenti di origini tunisine con numerosi precedenti di polizia. Nello specifico, il controllo è scattato nella serata di venerdì, quando i carabinieri del nucleo radiomobile, impegnati appunto in un servizio di controllo della circolazione stradale, hanno fermato un'insospettabile utilitaria con un uomo alla guida. Immediatamente, ancora prima di ascoltare il motivo di controllo della pattuglia, il tunisino mostrava chiari abnormi segni di nervosismo, guardandosi insistentemente attorno. Infatti, c'era un mandato di cattura per l'uomo, sono scattate le manette in attesa del processo per direttissima. Sequestrati comunque droga e denaro, sono in corso accertamenti sulla provenienza dello stupefacente trovatogli addosso e su possibili complici dello spaccio e soprattutto delle forniture. Allora, parliamo di obesità e ne parliamo con il dottor Ernesto Rai, endocrinologo al Policlinico San Giorgio di Pordenone. Prego. Grazie e buonasera a tutti. Sull'obesità ci sono moltissime cose da dire. Ovviamente la ricerca scientifica sta producendo una quantità enorme di dati nuovi, dell'ordine di 100.000, di 10.000 lavori nuovi ogni anno. Quindi questa sera in due minuti vorrei concentrarmi su due miti da sfatare e due novità piuttosto interessanti. Mito numero uno, basta mangiare di meno e si risolve il problema, e questo non è vero. L'obesità è una malattia e come tutte le malattie non è così facile liberarsene. Premesso che una dieta sana è essenziale per prevenirla, la malattia, quando noi ci mettiamo a dieta, prima o poi il nostro organismo diventa resistente alla dieta che facciamo e purtroppo noi riprendiamo lentamente il peso anche se continuiamo la dieta. Quindi la dieta non è sufficiente. Numero due, molti sono convinti che la malattia della tiroide rallentano il metabolismo e sono una causa di obesità. È vero il contrario, è l'obesità che rallenta l'attività della tiroide e quindi non è tra le cause dell'obesità. Quando si cala di peso, poi migliora anche la funzionalità della tiroide. Vediamo le due novità piuttosto sorprendenti. Le ricerche sul genoma umano. Bene, le varianti genetiche che predispongono all'obesità hanno tutte in qualche modo a che fare col sistema nervoso. E questa è una cosa veramente sorprendente ed apre delle possibilità nuove e veramente degli spazi enormi alla ricerca e probabilmente da lì verranno le prossime più importanti novità anche in termini di terapia. Secondo fatto interessante, siamo schiavi dei nostri batteri intestinali, sembra stranissimo, come quello che noi chiamiamo il microbiota. Come nelle più angoscianti film di fantascienza, i batteri che sono al nostro interno riescono a modificare il nostro comportamento. Ebbene sì, riescono loro a decidere che cosa mangiamo e che cosa è bene per noi. Ernesto Rai, endocrinologo, grazie. Proseguiremo su... No, perché ha ragione. Quando dice l'obeso, insomma, si mangia meno, non è vero nulla, è tutta una conseguenza. Io ringrazio sempre il Policlinico San Giorgio, in questo caso il dottor Rai, appunto endocrinologo, a spiegarci queste problematiche. Ci vedremo ovviamente
per la seconda parte. Allora, mi stanno scrivendo in molti da via Ceolini a Porcia e mi dicono la luce manca da diversi giorni. Allora, a me piacerebbe in questo caso che queste persone non dovessero per forza di cose rivolgersi al sottoscritto, ma rivolgersi a chi di dovere, all'amministrazione comunale. E vabbè, allora, amministrazione comunale di Porcia, caro sindaco, come mai in via Ceolini a Porcia manca la luce da diversi giorni, in un periodo tra l'altro non proprio simpatico? Il ruolo sempre fondamentale e strategico dei trasporti nel contesto dell'Unione Europea, con particolare riguardo alle aree transfrontaliere, sta invece al centro del colloquio oggi nel Palazzo della Regione a Trieste tra la Presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, e il Commissario UE ai trasporti, Violetta Bulc. Abbiamo le dichiarazioni. La commissaria europea, ma soprattutto il sottosegretario allo sviluppo economico della Repubblica di Slovenia, abbia sottolineato l'importanza del tavolo che sapete essere ormai avviato in modo importante tra la Regione e la Repubblica di Slovenia. Il prossimo incontro è il 15 febbraio, uno dei temi, proprio alla presenza anche del vicepresidente Bolsonaro, è proprio quello del turismo, per cui le infrastrutture saranno una parte importante di quell'incontro e mirano a rafforzare i nostri rapporti anche per sviluppare le rotte turistiche. Per quanto riguarda i porti dell'Alto Adriatico, essi rappresentano una finestra, un punto d'entrata per i beni e le merci che vengono poi dirottate verso i centri, i grossi centri industriali dell'Europa centrale. Penso alla Germania meridionale, alla Polonia meridionale, alla Repubblica Ceca, alla Slovacchia, anche alla Slovenia e all'Italia. Per la Commissione europea i porti dell'Alto Adriatico rappresentano una porta, quindi verso questi paesi. I porti sono composti da porti italiani, sloveni e croati. Mi auguro che i porti italiani, sloveni e croati riescano ad unirsi, riescano a collaborare. Andiamo in Veneto, l'ospite, grazie. Grazie direttore, abbiamo invitato Luigi Giannazzo, assessore alle attività produttive del Comune di Portogruaro. La sinistra ultimamente vi ha attaccato su più fronti, sulla sanità, sulla viabilità. Come replica la Giunta Comunale attraverso la sua persona? Per quanto riguarda la sanità, siamo riusciti, assieme all'amministrazione e la Giunta del Veneto, a mantenere l'ospedale di Portogruaro. Abbiamo mantenuto tutti i reparti, abbiamo aumentato i posti letto da 220, mi sembra siamo portati a 240, si riapre il centro nascite, più di così, secondo il mio modo di vedere, nella sanità non riuscivamo a fare. La salvezza dell'ospedale di Portogruaro dipende dal fatto che sembra quasi abbandonato il progetto dell'ospedale unico. Marco Terenzi, il capogruppo del centro-sinistra, vi ha chiesto delle delucidazioni in merito. Allora, lo ha detto fermamente il nostro Presidente Zaia, Presidente della Regione Veneto, che il progetto dell'ospedale unico nel Veneto orientale è accantonato, non vuol dire che è abbandonato, per il momento è accantonato. È accantonato perché tutti i sindaci del Veneto orientale non riuscivano a prendere una decisione. Oggi i sindaci del Veneto orientale hanno preso una decisione, l'hanno presa mantenendo i tre plessi, perché io includo anche Jesolo. Sì, certo. Io dico Portogruaro, San Donà, Jesolo. Questi sono i tre plessi che devono essere aperti anche per la popolazione che abbiamo noi nel Veneto orientale, che abbiamo le spiagge, non possiamo permetterci di essere senza un ospedale. Grazie a Luigi Geronazzo, restituiamo la linea alla redazione centrale. Allora, andiamo con Eligio Grizzo. Intanto il Partito Democratico conferma il candidato Daniela Giusta come candidato appunto del PD, se la prende con gli iscritti Matteo Loro, Marcello Passoni e Antonino Pagnucco, che hanno spesso posizioni in dissenso e a titolo esclusivamente personale prenderanno a questo punto gli organi di disciplina interna le loro valutazioni, anche perché dicono questi qua hanno danneggiato l'immagine del PD. Abbiamo allora, no, perché dicevo la Daniela Giusta è una donna. Io so che a Pordenone
quando sono candidate le donne, cric, penso a Rita Brieda, Forza Italia, e a quei tempi Forza Italia veleggiava alla grande, arrivò addirittura a Berlusconi all'imprimatur. Penso a Maria Alberta Manzon, consigliere comunale, che arrivò al ballottaggio, tra l'altro. Sì, è facile testa a testa, qua, faccia a faccia, con Pasini. La Brieda. E siccome non c'è il 2 senza il 3, prego. Ben ritrovato. Speriamo che sia così. Ben ritrovato Eligio Grizzo. Se il Partito Democratico ha deciso di appoggiare Just, la Lega Nord è sempre più intenzionata ad appoggiare Ciriani o ha cambiato idea? Questa sera ci sarà una riunione del direttivo dove sarà presente anche il segretario nazionale per decidere, Federica, per decidere quelle che saranno le strategie da adottare per risolvere un grande problema che la destra ha oggi, quello di riunire tutti e di trovare un unico candidato che possa essere quello che porterà la vittoria al centrodestra. Non è che ci siano molte possibilità nel fronte, oggi i più noti li conosciamo, ed è importante capire che certe volte bisogna un attimo abbassare quelle che possono essere le ali della vittoria per andare a concorrere e quindi essere tutti insieme e vincere le elezioni, perché l'ho detto mille volte, noi dobbiamo partecipare, è vero, alle elezioni, ma dobbiamo partecipare per vincere, perché una volta che si è vinto si riescono a cambiare le cose. L'opposizione è solamente una cosa che serve per criticare, per dare un senso, però non ha un vero alla peso. Politica, ma non ha un vero peso, esatto. Infatti l'opposizione è una cosa che sta lì, abbaia certe volte alla luna, ma non sempre ottiene risultati. Cristian, adesso volevo fare una domanda secca. Può secondo lei un sindaco come quello di San Quirino trovarsi impotente di fronte a un problema reale come quello dei clandestini? Vi dirò che è una nuova strategia che stanno adottando le prefetture, perché molti sindaci non vorrebbero nel loro territorio quelli che sono gli immigrati. In realtà, mancando una vera politica che riguardi l'immigrazione e quindi l'ospitalità, che può essere anche data in una struttura unica, controllati, dove si fanno il letto per cortesia, forse prenderebbero meno anche di 40 euro e potrebbero autogestirsi, in questo caso attendere quella che è la risoluzione da parte della Commissione che giudicherà se hanno il diritto a restare in Italia o seppure devono rientrare nel loro paese. Ma qui, come dice il direttore, senza ma e senza se, o devono rientrare a casa loro oppure devono godere assolutamente di quelle che sono le protezioni dettate dall'ONU con i soldi che vengono dalla comunità internazionale. Grazie come sempre. Grazie a voi. Grizzo, grazie Lega Nord. Grazie. Non ci fa una piega. Veneto, 2 minuti, grazie, velocissimi. Grazie direttore, abbiamo invitato Paolo Pizzolato, prima il Nord. Dunque, signor Pizzolato, come sta lavorando la regione con la Lega Nord senza i fuoriusciti dalla Lega come voi? Beh, è una bella risposta. Innanzitutto buonasera a tutti, buonasera direttore e ai nostri telespettatori. L'anno scorso, quando Zai ha vinto le elezioni, perché Zai effettivamente è lui che ha vinto le elezioni, non certo la Lega Nord o altri partiti che lo hanno affiancato, si è verificata una cosa un po' strana. C'è stata quella famosa scissione fra Tosi e il resto della Lega Nord. Tosi è stato espulso, ma prima, il biennio antecedente, lui aveva lavorato proprio per cercare di fare in maniera di poter sfaldare il nostro movimento. Con l'espulsione di tanti militanti avvenuti all'interno del Veneto e soprattutto nella provincia di Venezia, della quale io ero il segretario, logicamente si è verificato un vero e proprio collasso, diciamo, a livello Veneto all'interno della Lega. Cosa è successo? Noi come Prima di Veneto abbiamo cercato di ricompattare un pochettino la squadra, i fuoriusciti, quelli che erano stati in maniera ingiusta espulsa. E avevamo ragione a quell'epoca, tanta gente certe volte ci denigrava e mirava alle nostre teste, invece noi quella volta avevamo ragione quando dicevamo che Tosi voleva portare tutta la Lega Nord di Veneto verso altre strade. Poi si è dimostrato la verità, in quel momento però sono state indette le elezioni, Zaia si è presentato da solo, ha portato a casa un ottimo risultato. Quello che adesso a noi stupisce è questo: si è verificata una cosa molto molto strana, ripeto, ad aprile maggio dell'anno scorso. Tanta gente che cavalcava il cavallo di Zaia aveva puntato su Tosi ed è travasata all'interno del movimento di Tosi, il faro o il fare, dove logicamente in questo momento loro stanno cercando di sperare soprattutto su quello che è la coalizione che li porta a essere vicini a Zaia. Ma voi siete vicini a Tosi? Noi siamo vicini a Zaia. Noi siamo vicini a Zaia, abbiamo soprattutto... Quindi potete rientrare nella Lega? Noi potremo anche rientrare nella Lega Nord, perché è una notizia. Quello che noi possiamo sperare è solamente quella che un giorno la gente possa capire il sacrificio è stato da parte nostra. Noi avevamo contestato e fatto la guerra a Tosi perché sapevamo e capivamo che all'interno di quella persona non poteva esserci coerenza all'interno soprattutto del movimento. Cosa succede però adesso? Non è di certo facile poter rientrare. Grazie, qui il timer non funziona, grazie Pizzolato, linea alla redazione centrale.
Non sono solo scioccata, ma anche inorridita per le sofferenze subite dai civili a causa dei raid russi in Siria, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel ad Ankara, in una conferenza con stampa congiunta con il premier turco. Merkel, basta. Ma lei si è mai sentita scioccata e inorridita dopo che l'ISIS tagliava le gole ai tanti siriani, dopo che violentava le donne azzise e sequestrava centinaia? È mai intervenuta per dire questo? Cosa sta facendo la Germania per mettere fine alla guerra che c'è in Siria per combattere l'ISIS? Nulla. Putin sta facendo quello che devono fare le persone che hanno cervello. Punto. Prego. Ritrovato a Cristiano Pizzo della CISL del Friuli Occidentale. Beh, parliamo del disegno di legge delega per contrastare la povertà. La vostra posizione qual è? Sì, intanto devo essere sincero, io non credevo, a parte gli studi fatti nell'ultimo periodo, che in Italia ci fosse un numero così alto di cosiddetti poveri. Stiamo parlando di 4 milioni e 100 mila persone che in questo paese sono in una situazione di povertà assoluta, ovvero hanno a disposizione del denaro per una spesa che non è sufficiente ad alimentarsi in modo adeguato. Quindi direi a livelli drammatici, 4 milioni e 100 mila persone. Da questo punto di vista che cosa diciamo noi come CISL? Avevamo apprezzato la disponibilità del governo Renzi a stanziare una serie di investimenti per risolvere questo problema, quantomeno di affrontarlo in modo serio, da aggiungere a quelli che sono finanziamenti che arrivano dalla Comunità Europea. Non con una finalità assistenziale, bensì con una finalità che è invece inclusiva anche attraverso un reinserimento delle persone nel mondo del lavoro. Purtroppo a che cosa assistiamo, caro Commisso? Ad una situazione in cui questo disegno di legge presentato in questi giorni ha preso un'altra strada. Una strada che è quella di utilizzare sì i fondi della Comunità Europea, ma di non stanziare nuove risorse, a meno che non ci sia un riordino delle prestazioni assistenziali e quindi avanzino dei soldi da aggiungere. Non era quello che avevamo concordato. Aggiungo, si rischia di arrivare all'ennesimo bonus. Non si risolve la povertà in Italia con un ennesimo bonus. Quindi a livello nazionale la CISL, insieme ad altre parti sociali, ha già chiesto al governo un incontro urgente su questo tema per riportare il tema nella retta via e sull'obiettivo. Speriamo che venga risolto anche questo problema. Grazie a Cristiano Pizzo della CISL del Friuli Occidentale. Grazie a voi. Mentre velocemente l'amico, grazie Pizzo, Billy si presenta perché sono due minuti a partire da questo momento, abbiamo tempi molto stretti, c'è Occidente anche in onda, tra la prima e la seconda edizione del telegiornale. Vi dico, notizia proprio dell'ultimo minuto, che i funerali del nostro corregionale Giulio Regeni si terranno nella giornata di venerdì. Veloci, grazie signori, nella giornata di venerdì con inizio alle 14. Giulio Regeni, allora Regeni, 12 febbraio, venerdì, scusate, alle 14 nella palestra di Fiumicello. Bene, allora, in arrivo alla Fiera di Pordenone, una quarta edizione stellare di Cucinare, Salone di Neogastronomia e delle Tecnologie per la Cucina in programma dal 13 al 16 febbraio. Tra l'altro seguiremo la manifestazione dal 13 al 16 febbraio al Friuli di Pordenone, orario 10:20, martedì 16, 10:18, parteciperà anche Billy Mio, il beccherino. Allora vai Billy. Buonasera a tutti, sono qui per invitarvi a venirmi a trovare a Fiera Cucinare che si svolge da sabato 13 a martedì 16. Intanto vi ho portato un prodotto che faccio io, è un panino che lo venite ad assaggiare in fiera, è un panino fatto con carne di maiale cotta allo spiedo, poi passata anche sottovuoto e con una carne cotta per un po' di ore allo spiedo e il pane particolare. Lo venite ad assaggiare a Pordenone alla fiera, io vi farò assaggiare dei crostini speciali fatti con questa carne e con questo pane.
vi dirò che sabato sera dalle 16 alle 16.30 alle 20 farò una degustazione e un laboratorio del lingual e del salame. Mostrerò come si fa il salame, lo spiegherò e poi faremo un assaggio e poi anche il lingual. E domenica alle 12.30 spiegherai alla gente che c'è. Sì, sì, sì. E domenica alle 12.30 faremo un altro show cooking per tutti quanti e potete venire a vedere e poi assaggiare il prodotto. Tra l'altro a cucinare c'è conferenza stampa, c'erano i grandi insomma e non poteva essere anche Billy, questo nostro cuoco. Qua. E allora per terminare con 4 minuti di ritardo vi dico che il gruppo Giovani Attrici in collaborazione con il gruppo Marcello Valenoncello presenta lo spettacolo teatrale Chi fa da tre fa per sé. Domani alle 20.30 all'oratorio di Valenoncello. Voglio augurare un ottimo anno, sa chi? Oggi è il Capodanno. Un ottimo Capodanno a tutti i cinesi, lo festeggiano oggi, inizia l'anno cinese ed è l'anno della scimmia. Ed ecco qui il nostro augurio in lingua cinese, perché sappiamo che sono in molti cinesi oramai integrati nel nostro territorio, nella nostra regione, nel nostro Triveneto. Grazie a tutti, prosegue il telegiornale. Ben ritrovati gentili telespettatori, continua l'informazione su TPN, come sempre a pagina dedicata a Udine e Gorizia, accanto a me Aldevis Tibaldi, Comitato per la Vita per il Friuli Rurale, perché questa sera ci darà una notizia molto importante in esclusiva, relativa a qualcosa di grosso scoperto dalle parti di Palmanova e non solo, ma ne parleremo tra poco. Apriamo il giornale con una notizia appena giunta in redazione, schianto a Basaldella, in comune di Campoformi, dalle porte di Udine, verso le 18 di questa sera. Due le vetture coinvolte, un'utilitaria e un'auto fuori strada. Per fortuna nessuna persona coinvolta nel sinistro è rimasta ferita. Sulla zona al momento dell'incidente gravava una fitta nebbia. Sul posto per i rilievi di legge la polizia locale di Campoformido e comunque un'ambulanza del 118. Come detto alla fine nulla di grave. Aveva rubato il bancomat a una 52enne residente in provincia di Udine e con quello aveva fatto prelievi e rifornimenti di carburanti per circa 700 euro. E così è stato denunciato, a piede libero chiaramente, un 24enne di etnia Rom, accusato di furto aggravato e indebito utilizzo della carta bancomat. L'uomo è stato identificato dai militari della stazione carabinieri di Cervignano del Friuli, a conclusione di specifiche indagini condotte a seguito del furto di denaro contante del bancomat denunciato dal 52enne. Aldevis Tibaldi, Comitato per la Vita del Friuli Rurale. Allora, lei mi ha dato nei giorni scorsi una dritta, un'importante notizia, perché nel territorio comunale di Bicinicco, dunque siamo alle porte di Palmanova, tanto quella zona lì, ricordiamo, è una zona famosa per essere anche una zona dove si cavava spesso, nel senso che veniva utilizzata la ghiaia per la costruzione della stessa autostrada A4 e via dicendo. E si scaricava molto. E poi per poterle recuperare si tappava. E insomma, sta di fatto che lei, grazie al suo naso segugio, mi permetta il termine, è riuscito a scovare, pensate, 50 sacchi enormi, lasciati lì, gettati lì senza nessun problema, pieni di amianto. Lei chiaramente ha denunciato il tutto ai carabinieri. Certo, immediatamente e alla procura e quindi ben intenzionato a che queste sacche fossero protette, tutelate e diciamo secondo le norme che si adoperano di fronte a materiali inquinanti e di così grave impatto. E invece le sacche sono rimaste lì. Abbiamo constatato anche che per quella grave emulazione che viene esercitata dalla popolazione del posto, immediatamente attorno a queste sacche nelle zone limitrofe sono scaricati ogni tipo di altra immondizia. La cosa assurda è che quando queste cose succedono in bassa Italia, perché parliamoci fuori dai denti, no? Quando succedono in bassa Italia tutti a gridare allo scandalo. Nell'Immacolato e Vergine Friuli
si continua a bruciare l'immondizia, la plastica, sì, dicendo, si getta l'amianto come niente fosse, sì, sì, probabilmente nessuno discute, potrebbe essere anche una ditta friulana aver fatto questa cosa, però nessuno si indigna. No, no, ma vede, qua c'è una coda che è incredibile, nel senso che io ho fatto un comunicato molto duro, e anche perché mi aspettavo una immediata iniziativa, prima di tutto di recinzione dell'area, secondo di segnalazione, di modo che si sappia che la cosa è sotto il controllo, e poi anche di copertura e di rimozione dei sacchi, certo, in zona più sicura. Ebbene, ciò non è avvenuto, anzi oggi mi telefona l'ente preposto, il quale mi dice siamo noi che l'abbiamo fatto, e io ho detto pezzo il tacon del buso, certo, ovvero mi stupisco che non abbiate provveduto nei termini più logici che potevano essere, cioè quello di una tutela. Senta, ma non l'hanno mandata a quel paese? Per sì, sì, penso che l'hanno pensato. Anche però non gliel'hanno detto. Insomma. No, 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 il NOE non me l'ha detto, è responsabile del NOE, però io sono stato abbastanza indignato, ecco, per quello che è avvenuto. Minimo, no? Anche perché, vede, ci costa moltissimo creare quel senso di appartenenza al territorio, quel senso di riacquistata dignità e soprattutto di fiducia nelle istituzioni, che è cosa, come lei avrà potuto in più occasioni constatare di persona, cosa assai difficile di questi tempi, dove esempi negativi condizionano molto l'atteggiamento della popolazione e spesso purtroppo con delle ragioni evidenti. Senta, cambiamo argomento, ci trasferiamo a Trieste perché oggi lei era lì per un semplice, sì, motivo, no? Siamo corridoio andati, Baltico, alta, sì, velocità, sì, e via dicendo. Siamo andati a fare una manifestazione sotto la pioggia davanti al palazzo di sua signoria, la governante Serracchiani, e ci siamo presi una bella pioggia, devo dire, con i nostri striscioni e le nostre, certo, bandiere. Ma è vero che la maggior parte siete di sinistra? No. No, 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 no. Non sei di sinistra. No, no, guardi, da noi c'è un po' di tutto, almeno nel mio comitato c'è un po' di tutto. Poi diciamo così, super magari partes, trasversale. No, non sia, sì, trasversale, ecco, super partes no, per l'amor di Dio. Ma dipende cosa ma, si intende. Sì, ma però la cosa incredibile in tutta, sì, questa vicenda, che quando l'ospite d'onore era il commissario sloveno, che, certo, poi è sloveno questa volta, ai trasporti, la quale signora è scesa alla fine di questa riunione che, certo, hanno fatto fra pochi intimi parlando del possibile raccordo fra la rete italiana, cioè questi sono 10 anni che si sta parlando inutilmente spendendo un sacco di soldi. Anche perché le tensioni col voltaggio sono diverse, progetti, lei lo sa, no? Sì, non solo, ma soprattutto con le intenzioni sono diverse, e gli sloveni si sono stufati di giocare a rimpiattino, bene, con gli italiani. Allora cosa è successo? È emerso questo, io ho detto alla commissaria, ho detto in sloveno, gliel'ho detto in modo che capisse, certo, in modo che lo capisse perfettamente, ho detto guardi, noi siamo contro la TAV, però noi siamo al contempo per una ferrovia, bene, utile ed efficace. Ma io mi sono anche accorto che tutta la sceneggiata odierna altro non è stata che una comparsata, bene, per sostenere la candidatura del Cosolini a sindaco di Trieste. Così fa, quindi, la TAV e tutti vi sono felici. Certo. E comunque la Slovenia non ha alcun interesse a finanziare il collegamento di Vacia. Di Vacia e Trieste. E certo, tutti i suoi finanziamenti, bene, sono indirizzati verso le linee di collegamento con l'Austria. E la Ponte Bana muore così. Grazie a Alde Vistibaldi per la sua partecipazione. Cambiamo argomento, apriamo subito la pagina sportiva perché l'Udinese, peccato viene da dire, pareggio stretto alla fine, luce a San Siro, segna Armero e arriva il diluvio, il servizio di Edi Pertoldi. È riuscita a metà l'impresa a Milano per l'Udinese, infatti la squadra di Colantuono non è andata al di là del risultato di parità, si dirà, non è andata al di là, certamente prima dell'incontro avrebbero sottoscritto tifosi, società, giocatori un risultato simile, ma come
è capitato anche nella partita precedente, forse qualcosina in più si poteva raccogliere. Andata in vantaggio con Arnero, l'Udinese poi ha avuto il torto di aprirsi sempre di più, di arretrare il raggio d'azione e quindi dare la possibilità poi al Milan di attaccare con delle proposizioni offensive sempre più continue fino al gol poi di Niang. Era accaduto più o meno la stessa cosa ad Empoli, si stava naturalmente conducendo per una rete a zero, a pochi minuti dalla fine il gol è arrivato puntuale. Questo naturalmente non è puntuale, questo naturalmente non è frutto della fortuna delle formazioni avversarie, ma è purtroppo il frutto di un atteggiamento tattico che con l'Antuono spesso e volentieri attua, cioè la mancanza di coraggio di insistere, di chiudere il risultato e portare a casa 3 punti. Ciò nonostante sono appunto 3 i punti raccolti nelle ultime 3 partite, probabilmente un bottino che può soddisfare, che si allunga notevolmente rispetto alla terz'ultima, il Chievo Frosinone recupera qualche cosina il Verona, ma sono vicende che non interessano l'Udinese, una posizione sostanzialmente tranquilla di classifica. D'altro canto una con l'Antuono a disposizione quasi 2 squadre dalle quali puoi pescare i giocatori che di volta in volta ritiene indispensabili, più importanti. Dunque la possibilità poi in questo finale di campionato, anche se mancano naturalmente più di 20 partite, di togliersi qualche soddisfazione, ottenere qualche parziale importante per consentire alla squadra, con i rinforzi che sono arrivati, e sono rinforzi tutto sommato positivi, di guadagnare qualche posizione in graduatoria, a collocarsi magari alle spalle delle prime 6-7, sarebbe già un grosso risultato visto le premesse. Nel campionato invece di eccellenza del Friuli Venezia Giulia continua la sua alternanza, sembrava chiuso a un certo punto e poi invece sta succedendo un po' di tutto, la palla è rotonda viene da dire. Andiamo a leggere velocemente i risultati, analizzare quello che è successo ieri. Innanzitutto va detto pareggio 2-2 a Gradisca tra ISM e Chions, il Flaibano sbanca Morrupino, batte 2-0 il Kras, il Chianins Muzzane si impone con i 3 punti a Lumignaco 1-0, il tricesimo va a vincere a Rivignano per 2-0, la San Vitese che sta recuperando 2-1 sulla Gemonese, poi pareggio Tolmezzo Cordenon 0-0, Tor Viscosa Vesna 1-1 e infine il derby che si è giocato, il derby della serie che si è giocato sabato scorso tra Virtus e Manzanese, terminato 2-1. Noi ce l'avamo e andiamo a sentire le opinioni dei tifosi. Roberto Ferrara, fin dalla partita si dice che il volto rispecchia la vittoria. La vittoria non serve a niente, ormai siamo già retrocessi, questo qua non serve i punti né a noi né a loro. Ormai diciamo così il sipario è calato? Sì, sì, è calato già, non è neanche stato aperto. Tifosi contenti? Sì, a un certo punto, per la Manzanese sì, io sono un manzanese contento. Partita da pari, però in 10 abbiamo fatto insomma, bene. Come diceva Lido, non importa quanti si gioca, ma chi gioca. Sì, è il solito. Manzanese salverà, che è grande. Sì, sicuro? Sì. Sei sicuro? Sì. 100%. Paraglio da qui. Come neutro, come neutro. Non è che però un tempo mi è successo. Che va in casa. Una sconfitta pesante questa alla fine. Una sconfitta pesante, insomma, calcio ci sta. Sì, è andata male per la Virtus, però comunque quello che conta è che il terzo tempo non c'era ancora. Ma sicuramente questa è una cosa importante, che finita la partita comunque vada, si possa avere un uomo che redivino dei nostri colli orientali. Posso dire solo una cosa, che è stata una bellissima partita, combattuta. Forse io ho detto prima che ero rubato qualcosa con gli amici di Manzano, invece gli amici di Manzano hanno detto che noi abbiamo regalato, concordo con loro che abbiamo regalato più di qualcosa. Soprattutto loro abbiamo regalato un uomo in più. Un uomo in più, sì, bravo, non solo un uomo in più. Siete stati, diciamo così, capaci di sfruttare la superiorità numerica. Diciamo che abbiamo giocato bene, abbiamo giocato una squadra quadrata, ha giocato bene, però abbiamo concretizzato, questo ci è mancato. Nel calcio questo conta. E purtroppo sì, perché poi sono i 3 punti quelli che contano. Complimenti alla Manzanese. Siete liberi, insomma una sconfitta amara alla fine. Sì, diciamo sì, anche perché secondo me è anche pesante sulla classifica. Non siamo stati capaci di concluderla, loro sono stati bravissimi a approfittare
Esmarioni, bravi loro e anche i 10, quindi merito a loro. Infatti ho sottolineato in fase di commento anche la teoria di Lido, no? Che diceva non importa quanti giocano ma chi gioca. Esatto, abbiamo, non riesco a capire, delle prestazioni veramente ottime a delle prestazioni meno così, abbiamo questi cali, non riusciamo a capire questo tipo di fenomeno. Squadra giovane sì, però non è questa secondo me la colpa. Bravi loro comunque perché loro hanno approfittato della situazione, bolli noi. La settimana si riprende, no? Sì, tranquilli, noi abbiamo un obiettivo, quindi dobbiamo salvarci e avanti. Domenica è un'altra partita e dobbiamo andare a fare il risultato al tricesimo. Chissà che non ci scappano i tre. Ti dirò, noi in trasferta facciamo più punti che noi in casa, siamo allergici un po' in casa. Comunque dai, va avanti e di nuovo complimenti alla Manzanese. Rush finale con il nostro ospite, Francesca Tubetti, vice sindaco di Fogliano di Puglia. Abbiamo 2 minuti e 15 secondi. È iniziata l'opera di smaltimento, anzi di smantellamento dell'ex manufatto in cemento della mai costruita Re di Puglia Cormons. Sta di fatto che i lavori stanno andando avanti celermente, possiamo dirlo? Sì, i lavori stanno continuando di giorno in giorno e vediamo sicuramente una nuova luce su Fogliano Re di Puglia. Cosa sorgerà poi al... Questo è ancora in via di discussione, non abbiamo ancora una soluzione per l'area. Sicuramente verrà mantenuta l'area dell'ex Parco Feste in gestione alla Proloco di Fogliano Re di Puglia, che vuole essere sicuramente oggi con l'apertura verso la statale 305 un luogo di aggregazione ancora più completo per la vita di Fogliano Re di Puglia. Senta, Fogliano Re di Puglia vuol dire anche sacrario. Come stanno procedendo queste celebrazioni del centenario della Grande Guerra? Guardi, per noi il centenario è quotidianità, ogni giorno c'è una nuova e un evento sul nostro territorio. Sicuramente il centenario necessita di qualche attenzione in più che pare che il governo dia in futuro, però sicuramente per quello che sono le possibilità del Comune di Fogliano di Puglia e soprattutto delle associazioni di Fogliano di Puglia, oggi ritengo che non abbiamo nulla da recriminare a Verdano o altri luoghi, certo, della Grande Guerra nel mondo. Bene, grazie a Francesca Tubetti per il suo intervento, avremo altra occasione anche della richiameremo, magari la prossima settimana la richiamo, così avremo più tempo per poter parlare di più cose, ma purtroppo oggi abbiamo avuto i tempi, come si dice, stretti, lo tempo è tiranno. Termina qui la pagina dedicata a Udine e Gorizia, non cambiate canale perché come sempre continua l'informazione su TPN, dopo i suggerimenti dei nostri amici silenziosi, Rosario Padovano con le ultimissime dal Veneto. È panic selling sulle borse. A Piazza Affari un lunedì nerissimo, con l'indice FTSE MIB che ha mostrato un tonfo del 4,69% sui minimi da luglio del 2013. Il listino milanese ha aumentato le perdite in scia all'andamento negativo di Wall Street, ma oggi sul mercato hanno fatto la differenza 3 fattori chiave. In primis le nuove tensioni sulla Grecia, con la borsa di Atene che ha perso circa 11 punti percentuali e l'indice bancario scivolato sui minimi storici, in scia alla tenuta del governo Tsipras alle prese con la riforma delle pensioni. Un brutto segnale è arrivato dai titoli di Stato italiano, lo spread BTP Bund è salito a 150 punti base e il rendimento del bond decennale italiano è schizzato all'1,70%. Infine nel pomeriggio sul mercato hanno iniziato a circolare voci sulle difficoltà da parte di Deutsche Bank di rimborsare nel 2013 le cedole sui bond subordinati. Rumors che hanno fatto volare i CDS sul debito della banca tedesca. Gentili telespettatori, ben ritrovati dalla redazione di TPN Veneto, ringraziamo Omar Costantini che ci ha concesso la linea. Innanzitutto vediamo un aggiornamento, il nostro vice direttore Alberto Commisso nella prima parte vi ha informato di un drammatico incidente sul lavoro che è avvenuto a Chioggia oggi pomeriggio, dove una persona è precipitata da un'impalcatura.
Si è trattato di un incidente in cui è rimasto vittima. SM, sono disponibili solo le iniziali per ora. 48 anni, residente a Cadonega, in provincia di Padova. Il collega Alessio Conforti vi ha parlato anche dei casi di maltempo che riguardano il Veneto. Ebbene, c'è qualche informazione in più relativa soprattutto all'erosione a Bibione, che ha colpito soprattutto la fascia del litorale est, quella tra Piazzale Zenit e il Faro, con danni che sono giudicati consistenti. In più, l'allerta meteo delle prossime ore riguarderà in particolare le province di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno, ma si rischiano mareggiate anche nel nostro territorio. E adesso un servizio su un caso curioso avvenuto a Mestre. Litigare con la compagna può portare altri guai, ne sa qualcosa un signore romeno, classe 1980. Il fatto è accaduto infatti a Mestre, in via Bissuola. Nel giungere sul posto i poliziotti, chiaramente avvertiti dai cittadini che non sopportavano le urla, hanno notato che l'uomo ha tentato di allontanarsi. Gli agenti hanno tentato di chiamarli, ma questi, fingendo di non sentire, ha proseguito la sua marcia. Inevitabilmente gli agenti lo hanno rincorso e fermato per identificarlo. Il soggetto, che si mostrava reticente e in preda a un grande nervosismo, ha addotto alcune scuse e ha tentato di sottrarsi al controllo. È stato pertanto accompagnato in questura e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Le ragioni dell'agitazione dell'uomo si chiarivano molto rapidamente. A suo carico, infatti, pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Venezia per una condanna a seguito di un furto aggravato. Terminati gli accertamenti di rito, il soggetto è stato accompagnato al carcere di Santa Maria Maggiore, dove sicuramente non ha modo per un po' di tempo di litigare con la sua donna. Un lutto improvviso ha colpito tutta la comunità di Caule, in particolare l'ambiente del commercio. È deceduta infatti Armida Gnan, 64 anni. Era titolare di un negozio adibito alla vendita di retine e altri accessori per la pesca. I funerali sono stati fissati domani mattina al Duomo Santo Stefano di Caule alle ore 10.30. Portogruaro, computer del municipio infettati da un virus, è accaduto nei giorni scorsi ma si è saputo soltanto questa mattina. Non è certamente un periodo fortunato nel settore informatico per gli uffici amministrativi. Infatti lo ricordiamo che alcune minacce al sindaco senatore sono arrivate attraverso il profilo Facebook del comune, che è stato sospeso. A quanto pare, all'apertura degli uffici l'altra mattina i computer fissi di almeno 4 impiegati non funzionavano normalmente, è dovuto intervenire un tecnico. Il compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto per tutto il periodo di Carnevale si concluderà, lo ricordiamo, domani con le feste del Martedì Grasso, ha potenziato i servizi di controlli delle stazioni di Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre, rivolgendo particolare attenzione al flusso di viaggiatori in arrivo con treni a lunga percorrenza. Grazie a questo, una pattuglia in servizio alla piazzale di ripartenza della stazione ha individuato tra la folla un cittadino rumeno noto quale pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Il predetto, alla vista degli operatori Polfer, ha cambiato strada dileguandosi tra i turisti, ma è stato raggiunto, bloccato e accompagnato negli uffici. Nel gennaio 2015, dopo essersi reso autore di numerose scorribande, era divenuto destinatario di una misura di prevenzione sostitutiva della pena detentiva all'espulsione emessa dall'autorità giudiziaria di Grosseto. Il 25enne romeno BD ha visto spalancarsi le porte del carcere di Venezia, dove al termine degli adempimenti è stato associato. Inquinamento dell'aria. Sono sorpreso della duplice posizione di alcuni amministratori locali che nei tavoli nazionali con il presidente dell'ANCI Fassino ribadiscono e sottolineano il potere di ordinanza in capo ai sindaci. A riaffermarlo in termini molto chiari è l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Buttacin, che precisa: come regione abbiamo un ruolo di programmazione che svolgiamo con il piano di risanamento e tutela dell'atmosfera, frutto delle consultazioni con le province e le amministrazioni locali. Alla tradizionale fiera di San Valentino a Pozzoleone, in provincia di Vicenza, il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, si è intrattenuto con rappresentanti delle istituzioni ed esponenti del mondo agricolo, ritornando su alcuni passaggi del suo intervento inaugurale della manifestazione.
Credo che il problema climatico, ha detto Ciambetti, debba obbligatoriamente spingere la classe dirigente e i cittadini tutti a un nuovo atteggiamento verso l'acqua, che si dimostra il vero petrolio del futuro. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Jacopo Berti, interviene sullo sblocco del progetto del nuovo ospedale di Padova. Ancora una volta stanno parlando del contenitore, ma sui contenuti, dice Berti, non ho ancora sentito una parola da parte della politica regionale. Secco no all'ipotesi del project financing. Dobbiamo renderci conto, continua il capogruppo M5S, che Padova deve diventare un punto di riferimento universitario a livello mondiale. Intanto Padova in qualche modo si è impossessata delle specialità oncologiche. La convenzione tra Veneto e Crodi Aviano non è stata rinnovata, quindi tutti a Padova, loro pensano. Martedì 9 febbraio alle 17, siamo in provincia di Belluno, l'assessore regionale alla specificità della provincia, Giampaolo Botacin, sarà alla sala riunioni del Genio Civile a disposizione dei sindaci bellunesi che vorranno ragionare assieme sull'applicazione della legge 25/2014. Ho letto il documento prodotto dall'Assemblea e pur nel rammarico per non essere stato invitato a discutere, mi metto a disposizione dei sindaci per valutare quale può essere il reale contributo che la Regione può dare alla provincia di Belluno nell'ambito di questa legge. Il tema dovrà essere collegato alla realtà senza confusioni su cosa significa autonomia. Su queste basi, più che volentieri, sarò disponibile per un confronto con i sindaci che vorranno incontrarmi. Squadre giovanili del Bibione Calcio in passerella a San Siro nel ricordo dello sfortunatissimo Andrea Corradin, il 18enne di San Michele, mancato 2 settimane fa per le conseguenze di un tumore alla testa. Il ricordo di Andrea e della sua lezione di vita sono ancora vivi. Poco prima della partita tra Milan e Udinese è stato esposto uno striscione con impressa la foto di Andrea e la frase «Sulle ali del tuo sorriso vola ogni ragazzo che insegue un pallone. Ciao Andrea, sei sempre con noi». Cresce il numero degli immigrati in Veneto, il rapporto della Regione nel servizio di Alessio Conforti. Cresce il numero degli immigrati in Veneto, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio regionale sull'immigrazione, elaborati sui dati statistici del 2014, gli stranieri in Veneto sono 511.558, pari al 10,4% dei 4,9 milioni abitanti della regione. A Verona si concentra il maggior numero di presenze straniere, facendone la prima provincia in Veneto e la 12ª in Italia per popolazione immigrata. Seguono Treviso con 101.545 residenti stranieri, Padova con quasi 97.000 e Vicenza con poco più di 90.000. Vicenza e Treviso registrano un calo di presenze straniere rispettivamente meno 3.400 e meno 2.600. In aumento invece Venezia con un più 1.800 residenti con passaporto estero. Il Veneto scivola comunque dal secondo al quarto posto tra le regioni italiane per presenze straniere alle spalle di Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna. Sta quindi progressivamente perdendo forza di attrazione verso quelli che sono i flussi migratori. A garantire la tenuta della popolazione in Veneto sono tuttavia i cittadini italiani, aumentati di 3.800 unità nell'ultimo anno grazie anche alla naturalizzazione degli stranieri. Lo scorso anno in 20.000 hanno acquisito la cittadinanza italiana, di cui 11.000 nelle due province di storica immigrazione, Treviso e Vicenza. Visita sicuramente poco gradita in un ufficio della zona artigianale di San Michele al Tagliamento, a ridosso della Triestina. Alla riapertura dell'attività ha fatto visita un intruso che si era ben nascosto, un serpente lungo poco più di 20 centimetri. Si trattava di una natrice dal collare, un rettile definito innocuo. Agli impiegati non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai pompieri del distaccamento di Portogruaro. E a Portogruaro continua il ricambio generazionale al commissariato di pubblica sicurezza. Infatti nei giorni scorsi l'ispettore superiore della Polizia di Stato Flavio Pavan ha deciso, dopo oltre 30 anni di servizio, di appendere al chiodo la divisa all'età di 53 anni. L'ambito traguardo è stato degnamente festeggiato da familiari, colleghi e amici alla Tavernetta del Tocai di Portogruaro.
Giorno del ricordo, le celebrazioni a San Michele al Tagliamento. Sabato 13 febbraio alle 10.20 alla sala conferenze della delegazione comunale ci sarà un incontro dedicato alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado. Interverranno Francesco Tromba, esule di Rovigno, Antonella Sirna Codan, figlia della maestra e scrittrice Mafalda Codan, sopravvissuta all'eccidio della propria famiglia, e Fabio Ceppi, memoria storica della comunità di esuli istriani di Bibione. L'incontro sarà preceduto da una cerimonia commemorativa al Cippo Martiri delle Foibe, che si svolgerà alle 9.45. Portogruaro è stato un carnevale fortunato per alcuni scommettitori del portogruarese. Al Bar Olivo di Viale Trieste, infatti, è stato centrato un 4 più stella al Super Analotto. Le vincite complessive hanno fruttato 200.000 euro. E ora un servizio da Fossalta di Portogruaro. Approvato dalla Giunta Comunale di Fossalta di Portogruaro, il progetto preliminare per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale. Il progetto, che ha seguito il rilievo puntuale di tutti gli impianti e quadri elettrici comunali, realizzato all'interno del piano illuminazione pubblica, documento che sarà presentato alla cittadinanza in consiglio, prevede l'adeguamento alla normativa regionale sull'inquinamento luminoso e la messa a norma degli impianti con la sostituzione delle lampade e, ove necessario, dei sostegni e dei quadri elettrici. Sono stati avviati i lavori di rifacimento degli impianti di illuminazione avviate in via Scarpa ed è stata completata la linea tra Fratte e Gorgo in Viale Venezia, via 4 novembre. L'intervento, che complessivamente ha un costo di circa 30.000 euro, viene realizzato con personale qualificato. Sempre in tema di manutenzione, sono in corso anche i lavori per l'assegno elettrico orizzontale, che coinvolgeranno diverse aree del territorio, dal centro di Fossalta al Visopoli, Stiago e Villanova, già realizzati, a Vado, Viale San Marco e Via Manin, in programma nel prossimo mese. Diamo una letta veloce alle ultime notizie. A Portogruaro il Lions Club ha preso parte a un service organizzato a favore della fondazione che si occupa di iniziative a favore dei bambini e delle vaccinazioni contro il morbillo in Africa. Serata organizzata a Villa Curtis di Cordovado. L'amministrazione comunale di San Michele prende finalmente posizione sul punto nascita di La Tisana. Lo fa attraverso il assessore Luca Marchesan, che definisce la probabile chiusura di ostetricia alla Tisana per San Michele Bibione un'autentica sciagura. Però c'è una trattativa con il Ministero, forse verrà data una deroga. L'associazione Porto dei Benandanti, in collaborazione con il Comune di Teio, organizza la 16ª edizione del premio Teio Poesia. Il regolamento prevede la creazione di due sezioni, una dedicata ai poeti under 40 per una poesia inedita, un'altra interamente dedicata alle poesie degli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio. L'amministrazione comunale di Cinto Caomaggiore avvia il progetto lavoro per la manutenzione di parchi, monumenti, aree verdi, lavori e prestazioni nell'ambito di manifestazioni culturali, sportive e fieristiche. Le istanze dovevano essere presentate nei giorni scorsi. Il progetto è stato cofinanziato dalla Regione Veneto. Verrebbero impiegate persone che in questo momento sono in mobilità oppure in cassa. Portogruaro, mercoledì alle 21, l'attore e drammaturgo veneto Marco Paolini presenterà al Teatro Russolo il suo spettacolo dedicato a Jack London, intitolata Ballata di uomini e cani. Contributi importanti a Fossalta di Portogruaro per oltre 100.000 euro sono stati decisi dalla Giunta all'edilizia scolastica grazie alla collaborazione di Regione Veneto e Ministero dell'Istruzione. Karate, il Koriyama mette tutti i KO, il sodalizio di Eraclea ha portato a casa nelle gare di Caorle ben 21 medaglie. Ancora una medaglia d'oro, passiamo al judo per gli azzurri e campioni di Kodokan Goshinjitsu, kata della difesa personale moderna. Marco Dotta e Marco Durigon, portacolori della S-Dudo Chiai Atena di Portogruaro, hanno gareggiato a Catania per la seconda prova del Grand Prix Italia. Quest'anno una gara molto partecipata, malgrado la distanza, soprattutto dalle coppie in lizza per i punti necessari per la convocazione della rosa della nazionale italiana, che parteciperà ai campionati mondiali di judokata, che quest'anno dovrebbe svolgersi in Florida. Ci scrivono da Teio Veneto dicendo che l'amministrazione comunale
di Teglio Veneto, rappresentata dall'assessore all'istruzione e cultura Ambrosio e dal consigliere Zanon, ha consegnato alla società sportiva il Teglio Veneto Calcio un dispositivo defibrillatore semiautomatico. Pioggia permettendo martedì grasso a Porto Gruaro dalle 14.30 nella piazza della Repubblica, ci sarà la votazione per le maschere più belle e alle 21 un concerto dei Caramel. In caso di rinvio, lo ricordiamo, per pioggia, a parte che questo rinvio verrebbe deciso all'ultimo momento, ma in caso di rinvio il carnevale di Porto Gruaro verrebbe spostato a sabato. E domani, martedì grasso, alle 12, l'assessore regionale alla formazione Elena Donazzan visiterà la bottega artigiana del Politecnico Calzaturieri in piazza San Marco a Venezia, nella ricostruzione degli antichi laboratori che faranno rivivere mestieri e splendori della Venezia del Settecento. Era questa la nostra ultima notizia, non c'è più tempo, dal Veneto, linea al break e alle previsioni meteo. Grazie, arrivederci. Al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, dal pomeriggio molto nuvoloso o coperto, in pianura durante il giorno ci saranno varie foschie, nella prima parte di giornata anche qualche nebbia più probabilmente su dell'asse Verona-Venezia. Precipitazioni, nella prima parte di giornata probabilità bassa, 5-25%, in prevalenza assenti, localmente brevi piogge e in montagna brevi nevicate sopra i 1500 metri di quota. Dal pomeriggio probabilità in aumento fino ad alta, 75-100%, entro sera, saranno estese specie in serata, più frequenti sulle zone montane e pedemontane dove maggiore sarà la probabilità di rovesci ed accumuli anche consistenti. Quota neve a 1400-1600 metri sulle Prealpi e 1200-1400 metri sulle Dolomiti. Temperature, rispetto a lunedì generalmente saranno più basse in modo leggero o moderato, sulla pianura un po' in aumento di giorno.